Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati da Francesco Siciliani per iPaditalia.com. In questa rubrica andremo ad analizzare, in dei video molto brevi, alcune funzioni e caratteristiche particolari di iOS per aiutare tutti gli utenti alle prime armi ad usare al meglio il proprio iPad. Quindi vi anticipo già che tratteremo argomenti semplici e funzioni di base che molti di voi già conosceranno. Però non è sempre detto, perché alle volte potremo anche trovare degli utili trucchetti o comunque dei tip molto interessanti per tutti. Iniziamo. In questo video andiamo a vedere come poter impostare la ripetizione delle notifiche sui messaggi SMS e iMessage. Questa è un'impostazione che vale solo per l'applicazione messaggi nativa di iOS, quindi non potremo farla con altre applicazioni. Ci recheremo in notifiche, alla sezione messaggi, e scorreremo fino in fondo, fino a trovare la voce per la ripetizione dei messaggi. Cos'è la ripetizione dei messaggi? È quella notifica doppia, che di default è doppia, che viene riproposta 2 minuti dopo la ricezione del messaggio, per ricordarci che abbiamo avuto un messaggio. Quindi cliccando su ripeti avvisi potremo scegliere se non avere mai ripetizioni, una volta, 2 volte, 3 volte, 5 o 10 volte, ovviamente sempre a intervalli di 2 minuti. L'una dall'altra. È molto interessante poter personalizzare questa opzione per poter decidere come essere avvisati dei messaggi. Lo ricordo di nuovo, funziona solo per l'app messaggi nativa di iOS. Bene ragazzi, con questo video abbiamo terminato, noi ci rivediamo con gli altri video per Noobs Corner e anche con gli altri video sul nostro canale giorno dopo giorno. Da Francesco Siciliani è tutto, a presto!